Noi iniziamo con l'uomo del giorno, Matteo Renzi. Buonasera, buonasera. Bentornato. Buonasera, buonasera. Buonasera. Bentornato. Grazie, grazie. Segretario. L'uomo del giorno, ora non esageriamo. Mi fa impressione chiamarlo Renzi, ma l'ultima volta che ci siamo visti qui alle invasioni era sindaco, è ancora sindaco, ma è anche sindaco. La chiamano wow, Berlusconi. Perfetto. E lei si gira? Sì, insomma ogni tanto. Avevo appena perso quando ero venuto alle invasioni l'altra volta, quindi mi fa un po' effetto perché... Era la prima uscita dopo la sconfitta, però io preferisco quando non mi chiamano segretario. E quindi Matteo. Come la... Malloppo. Adesso non esageriamo con le confidenze. Allora, quante ore ha dormito stanotte? Va bene, abbiamo fatto una piccola discussioncina dentro il PD e poi... 3 milioni di ore, tranquillo, regolare. 5 ore, no, Berlusconi. No, anche lui dorme. Non so come faccia lei a sapere quanto dorme Berlusconi. Beh, non so se è risaputo. Ah no, questo lei no. Lei non lo sapeva. No, questo non ero preparato. Berlusconi è uno che non dorme mai. Esatto. Almeno ai bei tempi, adesso io un po' che non lo seguo. Io glielo dico domani. Appunto. Se vuole glielo dico. La Bignardi voleva sapere se la notte dorme ancora o no, glielo dico. Quando lo vede? Domani, 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 domani pomeriggio. Domani, dunque domani mattina no, perché lui deve presentare Sedorf e io devo inaugurare. Lui ha fatto positivo di fare il sindaco e il segretario che continui a fare le cose concrete, vai nelle scuole. Non può andare nelle scuole, va come bene. Il suo solito. No, no, vado il martedì nelle scuole, domani inauguriamo le case popolari. Detto sì. Questo credo che sia interessata da 0 a 10, meno 7 bravo, sulle case popolari vedo di Firenze. Ha capito. Ed è interessata domani, finiamo il giro di tutti gli incontri con i partiti per la legge elettorale. Berlusconi con Forza Italia ci incontriamo nella sede del PD al Nazareno al pomeriggio alle 4. E chi c'è? Sarete voi due soli? Berlusconi, ci saranno... Letta, Nazareno, Letta, Letta quale? Letta, Letta zio, Letta Gianni, Letta di no? Letta sì. E Verdini viene? Il coordinatore non della... è Verdini quello esperto dell'argomento legge elettorale? No, dico di Forza Italia. Forza Italia viene Berlusconi e Letta e per noi ci sarà con me Lorenzo Nazareno che è il coordinatore della segreteria ed è l'ex sindaco di Lodi. Quindi siete voi quattro? No. In che stanza del Nazareno? Della segreteria. Dove, quanto spazio? No. E io penso che noi siamo a un bivio. O la classe politica romana organizza come quelle sette un gigantesco Berlusconi e lui che un mese fa stava dall'altra parte, oggi non dovrebbe cercare di mettere i bastoni tra gli italiani? La disoccupazione è al 12,6% di quelli anche, non soltanto dei giovani. E potrei continuarle con tutta una lei serie ragione, di esempi. Lei ha ragione, però le cose vanno fatte bene. Bene, e perché le dobbiamo fare bene? Quali sono i criteri della legge elettorale? Provo a dirglieli. Primo, il criterio della legge elettorale è che dobbiamo dire basta al ricatto dei tini. Adesso, qualcuno la chiama SIA, dove tutti sono... tutelati beh, e sì, rappresentati. Ma tutelare tutti però vuol dire che quando uno vince lo fai governare. Lei sceglie un sindaco, lei sta a Milano, ha scelto, se ha scelto Pisapia o prima aveva scelto Ratti, chiede a Pisapia come aveva chiesto Ratti di fare le cose che deve fare. E non è che a quel punto non è zia, anzi la zia è chiedere a chi governa di rispondere delle promesse che ha fatto. Per esempio lei si ricorda quello senatore che venne qui, Mario Monti, e a cui lei ha regalato Ratti? Non è che, vabbè, lasciamo stare. Non è che gli abbia portato granché bene quel calino a Mario Monti, vabbè.